Dalla capolista, la Dinamo di Tiflis è una delle formazioni più interessanti del calcio sovietico. Il suo ultimo risultato è un pareggio per 1-1 ottenuto fuori casa a testimonianza di una buona condizione di forma. Sarà dunque la Dinamo per l'Inter un avversario non facile. Di fronte al pubblico di San Siro, la squadra nerazzurra sarà peraltro spronata in questa apertura di Coppa UEFA dalla necessità di assicurarsi un certo margine attivo per non rischiare l'eliminazione e dal desiderio di riscattare il passo falso accusato contro il Bologna nella prima di campionato. Peraltro, lontano da casa, la Dinamo Tiflis non è probabilmente tanto pericolosa quanto sul suo campo. Le sue doti migliori, infatti, emergono quando le è possibile spingersi all'attacco. Il sostegno del centrocampo alla squadra si esprime meglio in funzione offensiva che difensiva. Proprio per questo l'allenatore dell'11 georgiano, Nodar Ashalkhasi, che lo scorso anno è stato in Italia per un corso di specializzazione, è stato costretto a rimaneggiare più volte mediana e estrema difesa alla ricerca dei giusti equilibri. Dal punto di vista dei singoli, le individualità che vantano le migliori referenze sono lo stopper Khinchagasvili, un 26enne che fa parte della rosa della nazionale sovietica, il giovane centrocampista Daraselia, nazionale giovanile, l'attaccante Shegelia, un 20enne dotato di grandi mezzi fisici. Ma la stella della formazione georgiana, autore della rete che conclude le nostre sequenze sulla Dinamo Tiflis, è David Kipiani, imprevedibile come Mazzola e titolare fisso nella massima rappresentativa sovietica. Il primo turno delle coppe calcistiche.